Adesso parliamo di ulcere da decubito, vi presento subito il primo ospite. Intanto vi anticipo che ci sarà anche un secondo ospite, perché dopo la pausa pubblicitaria parleremo di stomia. Avremo in studio per voi il professor Gustavo Velasquez, il dottor, scusate, Gustavo Velasquez, a parlarci di ulcere da decubito, e il dottor Alberto D'Aulerio, che si occuperà di stomia. Entrambi gli specialisti in presenza qui nei nostri studi saranno come ogni settimana a vostra disposizione a rispondere alle vostre eventuali domande attraverso telefonate o attraverso mail. Per le modalità di interazione, come ogni settimana, mi affido alla collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con la supervisione tecnica di Andrea Di Fabio siamo prontissimi a ricevere sia le telefonate che le email. Lo 0871 il prefisso, 5873-232, 5873-233, l'indirizzo email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro Andrea. Parliamo di ulcere da decubito e allora lo facciamo subito con la competenza, grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buonasera e bentornato nei nostri studi, dottor Gustavo Velasquez. Buonasera dottore. Grazie signor Castagnari. Sta bene? Benissimo. Sono contento, è sempre positivo, mi dice sempre sto benissimo. Dottor Gustavo Velasquez, responsabile chirurgia del piede diabetico e delle ferite difficili, casa di cura Pierangeli di Pescara. Mi dice che cosa fate in... cos'è, un ambulatorio questo da lei? No, diretto? È un ambulatorio, però abbiamo 8 posti letti disponibili per il trattamento... Quindi è un reparto ospedale. Sì, è un piccolo reparto per il trattamento specifico delle lesioni del piede diabetico e le complicanze e le lesioni di ferite difficili, ulcera e soprattutto ulcera di decubito. E quindi parliamo proprio di questo. E parliamo di questa parte. Sera. Allora, visto che l'ha introdotta, che cosa sono le ulcere da decubito? Così possiamo far vedere ai nostri telespettatori anche la prima diapositiva. Intanto ho capito, è una ferita difficile, dottor. La ulcera da decubito è una lesione che si produce nella cute, che d'accordo alla sua profondità si divide in gradi. Però questo si produce in un paziente con mobilità ridotta. Quando parliamo di mobilità ridotta, non è solamente il paziente anziano che sta a letto, che ha allettato, che ha un sindrome di ipocinesia o un sindrome di Parkinson che lo ha lasciato a letto. Parliamo anche dei giovani che hanno avuto delle lesioni importanti, okay? Prodotto purtroppo di incidente automobilistico o di altro tipo, che sono allettati e che per la pressione che produce il letto immobile o il sfregamento sulla cute produce delle lesioni da decubito. E la lesione di decubito, piaga di decubito o bed sore o la lesione del letto. Certo. Okay? Le cause principali quindi sono l'immobilizzazione. La immobilità ridotta. Al letto. Come avviene il processo che porta a necrosi, dottore? Quando la immobilità persiste per molto tempo, tutto dipende dalla zona anche e dipende dalla copertura della cute del promontorio osseo. Meno copertura di cute, più possibilità di fare una lesione di decubito. Meno sottocutaneo, più possibilità di fare una lesione di decubito. Delle cause sono, come abbiamo detto prima, la immobilità ridotta, okay? Il deficit di ossigenazione, perché se hai un'immobilità ridotta aumenta la pressione, che sono già dati molto tecnici, 35-45 mm di mercurio, e comincia a avere delle lesioni dermiche, che sono lesioni piccole, ma piccola la prevenzione gioca un papel molto importante. Certo. La prevenzione è molto importante in la parte di trattare questo. Cioè, io sono un innamorato della prevenzione sempre. Meglio trattare la prevenzione, avere molta prevenzione e evitare questa lesione. Certo. Perché queste lesioni sono molto costose.
Se rimettiamo un attimo quella diapositiva, volevo chiedere due cose al dottor Velasquez. Deficit dell'ossigenazione, questo è importante, sì. Ce l'ha detto, ma anche lo stato nutrizionale compromesso, sì, certo. È un aspetto importante. È un aspetto molto importante, perché se abbiamo un paziente allettato ed è nutrito, quando il paziente è allettato e non mangia, queste 2000 kcal al giorno si riducono a avere 500, 700, 800 kcal. Certo. Perde massa muscolare, perde cute, perde peso e pertanto la perdita di peso e l'aumento della pressione sono due cose che vanno incontro. L'altra cosa, adesso, è l'ultima linea guida, e questo è molto importante, gli operatori sanitari dobbiamo rispettare la linea, certo, guida, il diabete mellito, ok? E adesso, nell'ultima linea guida del 2021, si mette come altra causa predisponente molto importante per sviluppare ulcere decubito, perché quindi, il paziente di più dello che ha un altro problema di immunosuppressione. Quindi i pazienti diabetici hanno una predisposizione verso, esatto, questa patologia. Se un paziente diabetico, allettato o diabetico che vada a farsi un intervento, il chirurgo, o che vada a stare allettato per molto tempo, l'ospedale deve avere dei presidi, certo, per evitare le lesioni di decubito in questi tipi di pazienti, in tutti, però soprattutto nel diabete. Certo, abbiamo una bella diapositiva che ci fa capire bene, Andrea Di Fabio la può mettere in onda, quali sono le zone del nostro corpo, le sedi del nostro corpo, dove maggiormente si possono sviluppare le piaghe. Sono praticamente tre cartine geografiche, sì, per, esatto, la posizione supina, la posizione latorale e la posizione prona. Quali sono le più diffuse, dottor Velasquez? E come generalmente il paziente sta in posizione supina, sì, le lesioni sono in queste ordine: sacrale, talone, scapula e dopo l'occipitale. Con il COVID la cosa ha cambiato e il paziente che passa molto tempo su in posizione prona per ricevere la maschera, per ricevere l'appoggio per il drenaggio posturale, ha primo a livello del gomito, dopo a livello della faccia, a livello dell'eminenza facciale, e dopo nella parte toracica, la punta dei piedi, la parte del coxale e qualcuno nella regione urogenitale. Il paziente che sta laterale per qualsiasi altro motivo, che è la foto a destra, esatto, la foto a destra, è in un orecchio, ok, nella spalla, a livello glutea, ok, a livello gluteo e a livello del talone, però laterale. Talone laterale, sono diversi le posizioni e tutto dipende dalla interazione tra il letto, okay, e la frizione che può avere il paziente, certo, il tempo del riposo prolungato senza movimento. Bisogna spostare il paziente il più possibile, cercare, sì, di girare. Però per questo sta la tecnologia, certo, che dà il letto con movimento o un letto con spessore sufficientemente grosso, perché che questi letti hanno resistenza. La resistenza è la qualità che hanno i materiali di ritornare alla disposizione previa. Ossia, tu metti un paziente sopra un letto che ha molta resistenza di memoria e il letto alza di nuovo e mantiene il paziente sopra, ok? O sono letti che sono materassi reattivi, ok? Come lo che abbiamo noi in clinica, che quando il paziente spinge, lui spinge contro il paziente e evita che il paziente faccia, certo, una lesione per contatto. C'è una classificazione di queste ulcere da decubito, queste piaghe da decubito, dottor Velasquez? Per sempre, i medici tendiamo a classificare tutto, perché è l'unica forma di avere una linea guida. Ma okay, è anche importante, certo, per capire poi no. sintomi e gravi, sì, certo, del dolore e come intervenire. Esattamente, e sapere che fare in ogni lesione, perché le cose devono essere organizzate sempre. Per esempio, quando hai una lesione, un arrossamento, solamente se tocca la parte dermica. In questo momento possiamo fare tante cose importanti. En el segundo estadio, que es un estadio più compromesso, se toca la parte dérmica y a volte el sottocute,
ma non necessariamente il sottocute. Queste sono lesioni che noi possiamo curare con medicazione, movimento, massaggi, altri tipi di cose che costano meno, però dipendono molto dell'operatore sanitario, ok? E della certo. tecnica a usare. E si è determinato che il grado 3, dove già la lesione è cute e sottocute, cominciamo a vedere, è già evidente. Sottocutaneo, che è evidente che c'è necrosi della ulcera, o il quarto, che la necrosi è totale, che può arrivare fino all'osso. Queste 3 e 4, non lo dico io, lo dicono le linee guide, 3 e 4 sono alterazioni per essere portato in chirurgia. In sala operatoria. Sì, in sala operatoria. Quindi, diciamo perché che... è inutile disperdere ore di lavoro, tempo e soprattutto medicazioni che ogni volta costano di più in una ferita che tu sai che non puoi guarire. Quindi in sintesi, primo e secondo stadio si può procedere sì, con la medicazione, certo. terzo e quarto stadio sono lesioni chirurgiche. Il dolore quanto incide e quanto può essere abbinato ai vari stadi della malattia? Il dolore dipende anche del paziente. Per esempio, se hai una lesione distale in un paziente diabetico, il paziente può avere a dirti che non ha neanche dolore. Ulcera di decubito, diverso a una ulcera diabetica. Per esempio, un paziente che per qualsiasi motivo si va a operare, si è fratturato l'anca, un paziente anziano diabetico, se frattura l'anca, non le mettono il dispositivo per abbassare la pressione tibiotarsica, che è semplicemente un boot, ok? Una calzatura ripiena, okay? Che a un nome tecnico dopo parleremo di questo, e il paziente sviluppa una lesione di decubito a livello del talone. Non è una ulcera diabetica, ma è una lesione di decubito certo. di alto rischio perché il paziente è diabetico, che a volte può compromettere il paziente, il piede del paziente, perché produce delle lesioni al talone. E se la lesione al talone è molto complicata, se tu perdi il talone, perdi il piede. Certo. Senta, in base allo stadio della piaga si può anche ipotizzare quanto può vivere la persona, perché determinate ferite potrebbero anche mettere a rischio della vita la persona stessa oppure no? Questa domanda è una domanda esagerata. No, se la posso domandare al signore. Mi perdoni. A me no, non è quello. Sino che certamente una ulcera di cubito, mettiamo, un paziente anziano, 80 anni, 70 anni, se rompe la gamba, cade, se rompe la gamba, se le mette su protesi, va bene, perfetto, non se le fa la tensione dovuta per prevenire, sempre, per prevenire una lesione, non c'ha la lesione di decubito, non c'ha un catetere per espulsare l'urina, certo. che succede? Che quel paziente sicuramente farà una lesione, molto probabilmente, o talone o sacrale. Che succede con questi pazienti? Che esce dall'ospedale con un'altra patologia che è molto dispendiosa, costa molto, ha bisogno di incaricarsi molto ora uomini, perché il paziente deve essere trattato sia per l'ambulatorio ADI o sia per una questione privata, però deve essere ADI, un infermiero. Spieghiamole l'assistenza domiciliare esatto, integrata per il paziente per sì, a casa. Che funziona bene, diciamo. In Italia funziona. Sì, in Italia funziona, sì. il paziente deve essere trattato, ombre uomini, ombre ore, molto materiale, a volte materiale non adeguato, ok? Che se perde, certo. se perde e il paziente si cronifica, provocando un altissimo danno a livello di denaro. Del servizio sanitario. Mi perdoni per la domanda che le ho fatto, però ho voluto esagerare un pochettino, perché poi la persona con un'ulcera da decubito grave va dallo specialista e sicuramente gliela risolve. Prima di andare da Giglione in redazione per sapere se sono arrivate telefonate o delle mail per lei, le chiedo una diagnosi precisa. Come viene fatta? L'occhio esperto dello specialista. All'occhio esperto dello specialista basta la semplice osservazione? Abbiamo visto prima i 4 stadi della malattia. Lei riesce già a capire a che stadio della malattia si trova il paziente che visita? Sì.
O sea, yo repito, questo, la osservazione, o sea, se uno no vede al paciente y no lo toca, no está haciendo niente. El paciente debe ser observado, soprattutto si è allattato, de la testa al piede y del piede a la testa, ¿ok? E lateralmente. E sapere, si lui è stato prono o è stato supino, dobbiamo cercare la lesione o prona o supina. O sea, si per esempio un paciente che viene del COVID, dobbiamo vederle la parte della faccia, i gomiti, ok? O la parte genitale, anche il ginocchio, per vedere se ha avuto, o i piedi, per vedere se ha avuto delle lesioni di pressione. Dipende, però sempre è una cosa molto importante. Devi vedere, osservare e classificare la lesione. Certo. La lesione viene classificata perché così il paziente può sapere che va incontro e uno le può informare ai familiari e ai pazienti quale sarà più o meno la prognosi, tempo di guarigione, se si deve fare un intervento, se non si deve, certo, fare un intervento, che tipo di intervento si deve fare. Chiarissimo, quindi visita e anche palpazione, diciamo, certo, così. Sì, del visita paziente e osservazione. 21:25, do spazio volentieri alla prima telefonata per il nostro ospite. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Alexano. La regia ci può alzare un po' il volume della telefonata, per cortesia. Chiama da Avezzano? Da Avezzano, sì. Sì, prego, faccio la domanda. Sì, sono stato operato dal dottor Velasquez, ma prima di essere operato... Noi non sentiamo però... Pronto? Un attimo che provo a spostarmi. Adesso la sento meglio. Adesso mi sente? Adesso la sento benissimo, se la regia ci alza il volume... Vada con la domanda, grazie. Sì, io sono stato operato dal dottor Velasquez, ma prima di essere operato da lui ho dovuto attendere molto tempo perché procedevano con delle medicazioni su un'ulcera che poi lui ha diagnosticato come del quarto grado. Allora gli vorrei chiedere perché queste linee guida che lui ha enunciato non vengono osservate da tutti i suoi colleghi chirurghi. Sì, resta in linea. Dottore. La linea guida deve essere rispettata, osservata, perché la linea guida è parte della legge Gelli, che dice che uno deve osservare la linea guida per avere protezione. In il senso, se un paziente mi vuole fare qualche causa legale a me perché io non ho rispettato la linea guida, io posso essere mal visto. Va bene, ok? Così. Però la linea guida è una forma sì, è una linea guida. Non tutte le linee guida sono perfette, ma se uno rispetta la linea guida, rispetta i parametri, è come il che sa che lo che sta facendo è guidato per la esperienza mondiale o europea, ok? Certo. In questo caso l'esperienza dell'EPUAP, European Pressure Ulcer Panel Advisor, dove la linea guida è questa. Lesioni di terzo a quarto grado sono lesioni chirurgiche, punto. Non c'è un altro. Probabilmente il nostro telespettatore era stato sottoposto a delle medicazioni perché evidentemente i sanitari pensavano che si potesse prima intervenire con delle medicazioni. Io sto provando a ipotizzare cosa è successo prima che venisse operato dal dottor Velasquez. Può essere andata così? Sta parlando con me o con il dottor Velasquez? No, sto parlando con lei. Ah sì, no, beh certo, probabilmente il pensiero era quello che l'ulcera potesse guarire con interventi che erano propedeutici ad un'operazione, ma questa storia è durata 4 anni e l'ulcera è sempre peggiorata finché non ho saputo del dottor Velasquez e quindi lui ha potuto operarmi. Ho capito. Allora, io non le chiedo i nomi, non facciamo i nomi degli altri sanitari. Okay. Mi dispiace molto. Comunque, il dottor Velasquez poi è riuscito a sistemare la sua ulcera? Sì, come no. Tanto magari è arrivata in condizioni un po' disperate, era una cosa del genere. Sì, me lo so chi è il paziente. Beh, voglio dire, lui ha
non appena mi ha visitato, immediatamente ha deciso di operarmi. Ho quindi ha detto chiaramente che quella ferita non sarebbe potuta guarire se non con un intervento chirurgico. Io mi sono reso conto che sapeva quello che diceva, insomma, ecco. Perfetto, grazie anche per il suo contributo. Mi dispiace se magari qualche sanitario che aveva visitato prima questo nostro amico di Avezzano aveva un po' preso sotto gamba questa ulcera da decubito. Altra telefonata per il nostro ospite, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Sì, buonasera, chiamo da Pescara e mi chiamo Tiziana. Sì, Tiziana, buonasera, prego. Allora, io volevo sapere che cosa si può fare chiaramente per prevenire le ulcere. E poi, una volta che si ha il sospetto che l'ulcera sia iniziata, se il paziente è allettato, come nel caso di mio padre, sì, che è allettato per una frattura da femore, come si fa a portare un paziente a visita? Allora, esistono le visite domiciliari? Allora, andiamo con ordine. Sì. Prima domanda, che cosa si può fare per un paziente allettato per prevenire la formazione di un'ulcera da decubito? Che consigli possiamo dare alla nostra amica che ha il papà allettato, sì, dottor Velasquez? La prima cosa è che sempre si deve vedere il paziente, osservarlo, no? Certamente, per classificare la lesione come l'aveva detto prima. La seconda cosa è d'entrata, se il paziente è allettato, deve fare il primo livello di prevenzione della linea guida della Associazione Europea per la classificazione della ulcera, lo che ho detto prima, la EPUAP, che è un materasso antidecubito, meglio a cilindro, sì, una sonda e un catetere vescicale, ok? Sì, ce l'ha da 2 mesi. Bene, perfetto. Questo lo aiuta in un 60-50% a non avere lesioni, ok? Posteriormente la mobilizzazione e l'uso di crema a livello di una crema, per esempio con ossido di zinco, a livello della regione... Mi scusi dottore, è meglio una crema o uno spray? Perché noi usiamo uno spray. Signora, che è difficile valutare il paziente. Bisognerebbe vedere la ferita, immagino. Esatto, certo. No, non ancora ce l'ha. Io no, signora, se non è ancora, basta che le metta una crema con ossido di zinco, quella che usano per i bambini, ok? Sì. Lui dovrebbe stare il meno tempo possibile in contatto con le feci, ok? Lui si alimenta, si alimenta da solo, che quello è molto importante. Va bene, se lui si alimenta da solo, avrà un'alta possibilità di non avere lesioni, ok? Ok, sempre d'accordo. Sono delle linee guida, signora, che lei può consultare anche per internet sull'alimentazione di un paziente allettato. Poi, l'altra domanda era se c'è la possibilità di far visitare suo padre, se ricordo bene. Sì. Sì, a domicilio, sì, nel caso dopo che chiami la regia più tardi, io le lascio il numero del mio cellulare. Va bene, allora se una volta che noi stacchiamo la diretta con lei si fa passare dalla regia, chiama la regia, noi le diamo il numero del dottor Velasquez, così lo può chiamare in privato, va bene? Va bene. Grazie, in bocca al lupo per suo papà, in bocca al lupo, grazie a lei. Gigliola, ci sono mail per il dottore e poi passo all'aspetto terapeutico delle ulcere. Sì, ci sono 2 email, scrive Letizia. Assisto mia mamma che ha 85 anni ed è allettata. Sono terrorizzata che le vengano piaghe da decubito, anche se ho letto che sono molto frequenti. Cerco di cambiarle per quanto possibile la posizione nel letto, ma non sempre ci riesco. Avete dei suggerimenti da darmi? Più o meno i consigli che abbiamo. Lo stesso suggerimento che l'ho dato alla paziente anteriore. Deve avere un letto antidecubito, ok? Meglio a cilindro. E cateterizzare la via urinaria per evitare delle lesioni a livello sacrale. Quella è la cosa più importante. Questa è la cosa più importante, è usare creme protettive con ossido di zinco come barriera a livello gluteo per evitare una patologia che è aggiunta a quello, che non è una ulcera di decubito, soprattutto se il paziente è alimentato per sonda,
o sea, un paciente veramente allettato, che si chiama DAF, o sea, dermatitis, si chiama dermatitis for anal incontinence, o sea, dermatite in paziente con incontinenza anale. Perfetto, sono un po' le creme per i bambini. Sì, sono praticamente quello come barriera, però sono altri dettagli che perché è una cosa che a parte l'ulcera del cubito. Gigliola? Non è l'ulcera del cubito. Sì, Eleonora scrive invece, nonostante la certosina cura dell'igiene, talvolta da qualche piccola piaga da decubito di mia nonna, allettata da anni, si avverte cattivo odore. È normale? E come può essere gestita questa situazione spiacevole? Un po' di cattivo odore che può venire fuori. Un po' fuori. Di cattivo, quando c'è cattivo odore generalmente potrebbe avere una lesione infetta. Dovrebbe farla vedere da un sanitario e molto probabilmente farle un tampone culturale che è come diagnosi importantissimo. Sì. Farle un tampone culturale per vedere che tipo di germene è, se c'è presente, e combatterlo con l'antibiotico mirato. Perfetto. Allora, andiamo alle cure e ai trattamenti. Sono le diapositive 6 e 7 per Andrea, che è in regia. Partiamo dalle medicazioni, dottor Velasquez. Uh-huh. Così facciamo capire ai nostri telespettatori. Intanto sono le ulcere primo e secondo stadio, se ricordo bene. Almeno ho imparato qualcosa. Sì, certo. Sì. Allora, vediamo le diapositive così il dottore ce le può spiegare. Come viene fatto questo trattamento? Il trattamento della ulcera deve essere sempre con una soluzione detergente per pulire la zona. Le soluzioni detergente antimicrobiche non sono coloranti, ossia non è né mercurocromo né le altre colorazioni che si usano. Questo tipo di colorazione che si usavano prima, mertiolate e mercurocromo, sono non consigliabili più o meno degli anni 70-80, okay? Perché quello produce una lisi a livello cellulare, delle cellule che trattano di riprodurre, si pienano di colore e non si riproducono più, come usavano prima il blu dimetileno, eccetera. Si deve detergere la cute con soluzione iperosmolare che puliscono la cute. La soluzione fisiologica non serve per pulire la cute, ok? Perché una cosa è pulire e disinfettare, e altra cosa è fare un sciacquo normale, va bene? Una cosa minima. Adesso si stanno in mercato anche dei prodotti che sono ozonificati con ozono, sì, o altamente ossigenati, dove effettuano anche un effetto antimicrobico, dove sono spray, in crema, eccetera, però l'idea è mantenere non solamente la lesione come tale pulita e disinfettata, anche la parte perilesionale, che è molto importante, perché la lesione va a ingrandire con la parte quindi perilesionale. Quindi l'area circostante. È l'area circostante. Se noi possiamo detenere nell'area circostante la crescita batterica o la crescita della lesione per ischemia, andiamo. Riusciamo. Esatto. Altra diapositiva che avevamo preparato, eccole qua, queste sono le medicazioni. Come esatto. Vengono fatte, dottor Velasquez? Guarda, non c'è medicazione assoluta, o sea, non c'è la panacea della medicazione, perché soprattutto l'informatore scientifico, quello di capire, dicono la mia è meglio, la altra non serve. No, non c'è nessuna panacea per la medicazione. La medicazione è un congiunto di procedure che ben portata arrivano a far guarire una lesione che sia non infetta e che le arrivi sufficientemente sangue e che non sia sottoposta a pressione. Perché se ha una delle tre cose che le ho parlato prima, o è infetta, o le arriva poca sangue, certo, o è sottoposta a pressione, quella lesione semplicemente non guarirà. Noi dobbiamo darle le condizioni migliori a quella lesione per guarire, okay? Per guarire. È molto importante un'altra cosa, che è la natura e il volume dell'exudato. O sea, una lesione, una ferita exuda, ma noi dobbiamo sapere che tipo di exudato è. Certo. O sea, non ci possiamo conformare con
va bene, le facciamo un tampone ogni morte del Papa. No, 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 no. Noi dobbiamo controllarla per vedere in che momento quella si converte in essere negativa. Se abbiamo usato troppi antibiotici e c'è la presenza di una candida, sì, la cosa va bene, o è, per esempio, la presenza di una batteria di fondo, come un corinebacterio che sappiamo che sta là, che lo possiamo capire, combattere, però non complica la ferita. Stadio 3 e stadio 4, quando si rende necessaria la chirurgia, quando e come viene effettuato l'intervento? Okay. Come aveva detto prima, lo stadio 3 e lo stadio 4 sono stadi chirurgici, ok? Sono anche, qualcuno non lo voglia capire, in quel stadio noi dobbiamo fare due cose importanti. Primo, pulire la ferita, ok? Portare quella ferita a essere pulita, se è possibile aseptica o almeno pulita, con una quantità di germene che sia maneggevole per l'operatore. Certo. Okay? Dopo di questo dobbiamo vedere che il letto di quella ferita è buono per essere impiantato, ossia che ha sufficiente quantità di sangue, che le arrivi sufficiente quantità di sangue per noi possiamo fare un lembo, una ricostruzione o usare un tessuto. Tutto un tessuto allogeno. Tutto dipende dall'area della ferita, di qual è il tipo di ferita di ulcera e decubito. Okay? Per esempio, nella ulcera e decubito sacrale si usano i grandi lembi che sono anche o glutei, o lembi glutei con stacco gluteo, o lembi cutanei di certo grossore a livello della parte bassa del torace posteriore. Certo. Okay? E i lembi sono, ossia, la tecnica del lembo deve essere fatta con molta arte per evitare le complicazioni. Ed è la cosiddetta, esatto, è parte della geometria umana, ok? Perché tu devi togliere un peso di una parte, trasportarla nell'altra di tal forma di che quello sia chiuso. A volte si usano dei muscoli per trasportarlo e farle il ripieno alle cavità. Per fare la cosiddetta chirurgia plastica ricostruttiva. Esatto. Allora, siccome io ho pochissimo tempo, nella mia scaletta avrei dovuto parlare di prevenzione, però a questo punto, visto che di prevenzione ne abbiamo parlato grazie alle telefonate dei nostri telespettatori, alle mail, io andrei a concludere facendo vedere dei casi trattati dal dottor Velasquez. Vedrete delle foto, non vi impressionate, ve le proponiamo in bianco e nero, anche perché insomma le ulcere da decubito non sono proprio bellissime da vedere in prima serata. Ve le facciamo vedere in bianco e nero, Andrea le può mettere in onda, il dottor Velasquez le può commentare. Eccola qua, questa okay, che situazione questa era. Queste sono le lesioni dei decubito del talone, che adesso hanno preso molta importanza, perché se il talone è compromesso con una infezione, e riparlo del paziente diabetico, questo possono arrivare a producere un'osteomeliti con un'alterazione ossea molto importante. Chi perde il talone perde il piede. Certo. Okay? Le altre cose, quando queste lesioni sono laterali, come in quel paziente che stava lateralizzato nella prima parte, queste lesioni possono anche prendere il tendine di Achille, e questo è assolutamente necessario coprirlo, perché il tendine di Achille deve essere coperto, perché è quello che ci aiuta a camminare. E deve essere coperto e protetto immediatamente. Quindi qua vediamo il prima e il dopo. Il prima è a sinistra, giusto? No, no, queste sono sempre prima. Ah, queste sempre prima. Queste sono sempre prima, perché la lesione al livello del talone sta prendendo la importanza che sempre ha avuto prima, okay, però che nessuno se l'aveva dato fino alla ultima linea guida del 2021. Quindi dobbiamo andare avanti con le diapositive, sì, certo. Vediamo le prossime. Eccole qua. Ok, e in cambio questo è una lesione molto importante a livello sacroischiatico che abbiamo risolto con un lembo gluteo muscolare, che è quello che si vede nella seconda foto. Di quel buco che stava così, abbiamo preso il muscolo gluteo, lo abbiamo desinsertato e lo abbiamo messo a livello
Però questa è una tecnica cilena, generalmente, beh, sì, una andiamo tecnica cilena. Con un altro sì, caso. Sì, andiamo avanti con un altro caso, okay? Così. No, questo è una, questa è una tecnica italiana? No, dottore. Questa è una tecnica internazionale. Internazionale. Ok, questo è un paziente con una lesione a livello ischiatico. Al paziente le abbiamo fatto la remozione parziale del muscolo gluteo, quello che si vede come una tira è la parte vasculare, perché così io mi assicuro che il muscolo è irrorato. L'ho cambiato di posizione, l'ho chiuso e dopo lo abbiamo suturato, tale quale come sta. Qua si vede il prima e il poi. È il prima, il durante e il post. Poi. Altro caso che mostriamo ai nostri telespettatori, eccolo. Questo è una gravissima lesione trocanterica di un paziente. Noi primo lo abbiamo pulito, le abbiamo fatto lo che si chiama ulcerectomia, sequestrectomia, perché la ulcera deve essere tolta assolutamente tutta e anche la parte ossea che potrebbe stare contaminata. Bene, sia l'apofisi maggiore del trocanter, sia il coccige o qualche cosa a livello sacrale o delle lesioni ossea, perché la parte ossea è la che produce la pressione. Va bene? Caso dopo, risolto anche in questo caso. Dopo di questo, come si vede nella seconda, abbiamo fatto un lembo converso, ossia abbiamo preso, dopo nella prossima diapositiva si vede. Eccolo qua, la facciamo vedere, che è l'ultimo caso che mostriamo ai nostri telespettatori. Io sto lavorando là con la dottoressa De Luca, che è il mio aiuto. Abbiamo messo al rovescio la cute e come si vede a livello dell'altra foto, l'unico che è in bianco e nero non si vede tanto bene, però lo che si vede come una montagna, che non è nessuna montagna, è semplicemente la ricopertura, sì, è la inversione della lesione e dopo la chiusura. Quel piccolo defetto che si è rimasto lo abbiamo chiuso con un innesto e dopo con la terapia a pressione negativa. L'ultima diapositiva e poi la congedo perché devo parlare di stomia. Questo è un vulcano. Che cosa sta la, la idea è una ferita, esatto, da chiudere, dottore. La idea è che non lasciare. Come la chiudiamo una ferita? No, quella la chiude Dio. Okay. Però no, lo ti diceva. La cosa importante, io ho lasciato questo vulcano da ultimo perché noi non dobbiamo aspettare che una lesione sia un vulcano per cominciare a preoccuparci. La cosa la dobbiamo fermare. La prevenzione è meglio che curare. Andare meglio prevenzione, meno cura. Andare dallo specialista allo stadio 1. Esatto, esatto, allo stadio 1 se è possibile. Là si detiene tutto, però se già hai lo stadio 3 o 4 e è chirurgico, noi siamo come per servire. Come magari è successo a quel paziente che ci ha chiamato da Vezzano. Grazie, grazie al dottor Gustavo Velasquez, grazie per essere stato con noi, responsabile chirurgia del piede diabetico e delle ferite difficili, casa di cura Pierangeli di Pescara. Grazie, dottore. Adesso andiamo in pubblicità, poi parleremo di stomia e pazienti stomizzati. Ci vediamo tra pochissimo.